Radio Gioiosa Marina presenta. I grandi ospiti di Liberamente. Intervista speciale a chi fa la differenza. Tornati in studio Liberamente a Radio Gioiosa Marina, come di consueto il venerdì sera dopo le 21.15 tornano i grandi appuntamenti con le interviste di Liberamente. Questa sera in esclusiva per gli amici di Radio Gioiosa Marina un grandissimo ballerino internazionale. Buonasera Andrea Volpi in testa. Sì, buonasera, grazie dell'invito, è un piacere essere con voi. Senti, conosciamoci meglio Andrea, partendo dalle tue origini, dove sei nato e cresciuto? Ecco, io sono calabrese di origine, di Cosenza in particolare, sì. In città natale, dove ho iniziato i miei studi di danza e da dove è partito poi tutta la mia carriera, da dove sono partito, ecco, con quest'arte, con questo mestiere, sì. Per poi, ecco, arrivare a Milano e stabilirmi definitivamente lì. Faccio parte del Teatro alla Scala, sono un ballerino del Teatro alla Scala, ma sono anche primo ballerino internazionale, ecco. Ok, non snoccioliamo subito tutti gli aspetti, però... Diamo subito quello che è il perché il tuo amore per la danza e non magari per un'altra disciplina. Diciamo che l'amore per la danza è venuto successivamente all'amore per la musica classica in particolare. Io sono sempre stato un ragazzino sensibile alla musica classica, grazie anche all'indirizzo che mi è stato dato da mio padre, che è anche lui appassionato di opera lirica. Ho frequentato il conservatorio qui a Cosenza, musicale, ho suonato il violino, ho suonato anche il pianoforte e poi la danza è venuta fuori perché mia sorella era un'accompagnatrice di pianoforte alle lezioni e un giorno mi ha portato con sé alla scuola di danza e mentre lei accompagnava gli altri bambini io ero fuori nello spogliatoio che ascoltavo la musica e facevo tutte le mie cose, ecco, ballavo per conto mio. Ok, quindi è così più o meno che è nato il ballerino che conosciamo tutti. Sì. Dal 97, come promesso, entri a far parte del corpo di ballo della Scala di Milano, sia nel ruolo di solista che di primo ballerino, passando dal repertorio classico al moderno e viceversa. Cosa significa calcare un palco così importante? Quale disciplina senti più tua tra tutte quelle che fai? Innanzitutto essere sul palcoscenico del Teatro alla Scala è una grossissima responsabilità. Diciamo che su quel palcoscenico, oltre che portare me stesso, ho portato la mia terra, le mie origini. Ho voluto fare veramente il massimo perché ci tenevo molto a portare in alto veramente la Calabria. Cioè, qui in Calabria ci sono tantissimi talenti. Io volevo essere, diciamo, da spinta iniziale, ecco, sì. da esempio per tutti quanti quelli che aspirano a diventare artisti importanti e ad affermarsi. Diciamo che poi io sono un ballerino che balla un po' tutto, ho ballato il classico, ha ballato il moderno, continuo a farlo, anche se oggi mi sono spostato molto di più appunto sulla sperimentazione, quindi andare oltre i palcoscenici dei teatri, che diciamo li ho calcati praticamente quasi tutti, anche nel mondo, sì. Quindi questa io a me la danza piace tutta sei quanta. In una fase in cui non ti vuoi definire in un genere, diciamo così. Ma io ho ballato quasi tutto quello che un ballerino può ballare o che aspira a poter ballare. Il classico è il moderno, quindi di tutti i coreografi più importanti. E per me questo è stato il massimo, un grande risultato, un grandissimo risultato. Tra l'altro, oltre alla Scala, balli all'Opera di Parigi, al Covent Garden di Londra, nei teatri internazionali a San Pietroburgo, Mosca, New York, Tokyo. Qual è il posto che ti ha colpito di più, quello che ti ha regalato le maggiori emozioni? Allora, tutti questi palcoscenici io li ho conosciuti e ci ho ballato anche grazie al Teatro alla Scala che mi ha dato questa grande opportunità. Sì. Mi sono affermato in particolare al Teatro Municipal di Rio de Janeiro dove sono stato nominato primo ballerino ospite. Sì. Diciamo che ogni posto
mi ha lasciato qualcosa dentro, una grande emozione. Ogni pubblico è un pubblico diverso e quindi io mi porto caramente dentro di me tutte queste sensazioni, ecco. Ok, quindi non c'è un posto in particolare dove magari ci vorresti tornare comunque? Ma io, se devo scegliere un posto per poterci ritornare, sicuramente è il Teatro Municipal di Rio de Janeiro. Okay. È quello che mi è rimasto molto più a cuore perché è stata un'accoglienza calorosissima, un affetto incredibile nei miei confronti. Però oltre al Teatro Municipal, un altro palcoscenico che si può dire palcoscenico, ma in realtà è stata una parentesi molto importante, sì. È stata l'esibizione che ho fatto pochissimo tempo fa al Santuario di Lourdes, sì. Perché ballare in una chiesa con 5.000 persone che ti guardano, 5.000 fedeli, pellegrini, volontari, tutte queste persone, che questo è un pubblico veramente speciale, e quello è stato un palcoscenico speciale. Assolutamente. E tra l'altro, come ricordavi, tu hai ballato quindi a Rio de Janeiro durante il galà per i cento anni. Sì. Tra l'altro accompagnato da una ballerina e showgirl famosissima, Rossella Brescia. Parlaci un po' di questa esperienza, qualche dettaglio, il ruolo che hai fatto e comunque come è stato lavorare con lei. Allora, con Rossella Brescia ho avuto il piacere di ballare nella Carmen di Luciano Canito. Sì. Ho fatto un tour con lei qui in Italia, avevo fatto molti spettacoli in molte regioni italiane. È stata una bellissima esperienza ballare con lei, è una persona fantastica, è anche una grande artista, devo dire. E invece, per quanto riguarda il Municipal, per i 100 anni, io ho ballato con una prima ballerina famosissima brasiliana, Anna Botafogo. E insieme a me in quel frangente a Rio c'era anche mia moglie Sabrina Brazzo, l'étoile internazionale, anche lei, sì. E diciamo ci siamo un po' divisi i ruoli. Io ballavo Don José con Anna Botafogo, con Claudia Mota, e lei ballava il ruolo di Carmen con ballerino Robert Huseley, ballerino inglese molto molto bravo. Quindi una bellissima esperienza. Tra l'altro, sì. I grandi teatri come la Scala di Milano spesso sono riservati da una sola tipologia di pubblico, con gusti ben definiti. Pensi che un ballerino che si affaccia per la prima volta a questo mondo debba ricercare un percorso simile al tuo, o magari che sia più facile rincorrere il proprio sogno in uno dei talent show televisivi, ad esempio? Io penso che ognuno che sceglie di intraprendere questo percorso, diventare ballerino o ballerina per, sì, le ragazze, credo che ognuno abbia, diciamo, una strada da percorrere. Non è detto che tutti debbano percorrere le stesse strade. Sì. Io ho avuto la fortuna di poter fare tutto ad alti livelli, diciamo, e sperimentare tutti i tipi di danza, però ci sono anche dei ballerini che sono più portati per certi tipi di danza. Non è detto che possano fare tutti la danza classica o viceversa. Quindi credo che ognuno debba mettercela tutta innanzitutto, essere disposto a fare anche molti sacrifici, essere disciplinato, diligente, quindi percorrere la propria strada. Questa è la cosa che mi sento di dire. Per quanto riguarda i talent, penso che non siano fondamentali per poter diventare un ballerino. Cioè, può essere un'esperienza, quello sicuramente, però non è da un talent che si può diventare un ballerino professionista. Generalmente a livello mediatico la Scala non dà così tanta visibilità, naturalmente parliamo di una visibilità commerciale, ci passerà il termine. Durante il 60° Festival di Sanremo hai collaborato con Malika Ayane nel suo brano in gara dal titolo Ricomincio da qui, ballando in coppia appunto con Sabrina Brazzo. E sì. Raccontaci com'è stata questa esperienza, in particolare vorremmo sapere le differenze, qualora ci fossero, nell'esibirsi su un teatro oppure nel grande schermo, uh-huh, come è successo. Allora, quello che posso dire è che un ente lirico difficilmente ti espone a certi contatti commerciali o espone la tua immagine. È, diciamo, un po' un'elite quella del teatro, quindi rimane un po' tutto nel contesto del teatro e nelle mura del teatro, ecco. Quindi diciamo che più il pubblico che va a teatro e conosce ballerini
mentre non c'è appunto questa grande comunicazione a livello commerciale per quanto riguarda i ballerini che lavorano all'interno di un teatro. Io ho capito, e anche mia moglie, noi abbiamo capito che i ballerini invece hanno bisogno di maggior visibilità, proprio perché sono un'elite, proprio perché sono dei personaggi che fanno qualcosa di speciale, di importante, culturalmente. Voglio dire, la danza è un'arte, quindi certo, è una cosa importante, quindi bisogna dargli spazio. Allora abbiamo deciso di spaziare, appunto, di andare oltre le mura del teatro e di cimentarci in queste esperienze come quella che hai citato tu del 60° Festival di Sanremo con Malika Ayane, che è stata una grandissima esperienza artistica e anche a livello di visibilità. Poi oltre a quella ci sono state, siamo riusciti ad avere questa fortuna di ballare anche all'interno del Teatro alla Scala, L'altra metà del cielo di Vasco Rossi. Sì. Questa è stata, diciamo, una cosa positiva che ha fatto il Teatro alla Scala, ed è stata una cosa che comunque ci ha dato anche lì, nonostante noi eravamo in un teatro, ci ha dato abbastanza visibilità. Però bisogna, per avere questa visibilità commerciale di cui parli tu, bisogna comunque rimanere al di fuori del teatro, al di fuori delle mura del teatro, quindi fare e avere collaborazioni con grandi aziende, con grandi marchi. Quello che noi facciamo oggi con la nostra compagnia, con la compagnia mia e di Sabrina, quella che abbiamo fondato, ecco, la Jazz Art Ballet. Verso la fine della nostra intervista non possiamo che non chiederti come hai conosciuto Sabrina Brazzo, che qualcuno appunto a questo punto sei diventata tua moglie. Sì. Quanto poi questo incontro vi ha migliorato a livello artistico? Allora, Sabrina l'ho incontrata alla Scala, diciamo subito appena entrato in teatro, però insomma abbiamo inizialmente siamo stati molto amici, poi con l'andare del tempo abbiamo avuto la grande fortuna, io ho avuto la grande fortuna di ballarci insieme. Perché lei era comunque una ballerina di spicco in teatro, e poi durante queste prove e questo balletto che abbiamo fatto insieme la prima volta è scoccata la scintilla, è scoccato qualcosa, ci siamo intesi su tante tante cose fino ad essere oggi qui, che condividere insieme la nostra vita, sia vita personale che vita artistica, ed è così che nascono tutti i giorni dei progetti che speriamo veramente ci portino lontano e che possano e che la Calabria possa farne parte di questi progetti, perché io ho fortemente voglia di ritornare in Calabria, di fare qualcosa per la Calabria e andare in giro con il nome della Calabria, perché no, con i nostri progetti. Tu hai viaggiato tanto, praticamente quasi in tutto il mondo. Quanto conta appunto tornare a distanza di tempo nel paese in cui sei nato, se comunque ci torni spesso e volentieri? Tantissimo, perché mi dà linfa vitale tornare a casa, vedere la mia famiglia, vedere la gente, e comunque sapere che i tuoi concittadini, i tuoi conterranei ti apprezzano per quello che fai, perché fai qualcosa di importante e qualcosa di positivo. Io ritorno sempre con grande piacere, ho voglia sempre di ritornare, non dico mai di no alla, mm-hmm, alla mia città e alla mia regione. E spero che questo sia di reciproco, buon auspicio, esatto, e sia di buon auspicio anche per tutti questi progetti che ho in mente di sviluppare con la partecipazione della Calabria, ecco. Puoi darci alcune anticipazioni per i tuoi prossimi impegni? Allora sì, io adesso ho avuto qui a Scalea, a Cosenza Catanzaro, tre stage insieme a Sabrina, appunto abbiamo fatto tre stage, ce ne saranno altri in futuro sicuramente, mm-hmm, e lo saprete. Poi adesso rientriamo a Milano, dove con i nostri ragazzi, i ragazzi della nostra compagnia, incominceremo a lavorare sulle produzioni che ci porteranno il 27 giugno a Brescia al Museo delle Mille Miglia con un evento privato per un'azienda. Sì. Il 30 giugno a Monza, al Teatro di Monza, per un evento per Lacoste, marchio Lacoste. E dopodiché l'11 luglio ritorneremo qui in Calabria, saremo a Maratea per un gran gala di danza,
le stelle della danza, balleremo insieme appunto io e Sabrina e poi andremo alla volta di New York dal 18 al 22 luglio per uno spettacolo nella Grande Mela. Bellissimo, bellissimo, ma visto che ad oggi immagino che il calendario sia sempre in evoluzione, cosa devono fare i nostri radioascoltatori per seguire Andrea Volpi in Testa? Allora, io posso dire di seguirmi sulla mia pagina fan di Facebook, sì, che ho inaugurato proprio oggi, sì, quindi parte dalla Calabria la mia pagina fan di Facebook. E a breve sarà online il mio nuovo official, il mio website. Sì, okay, andreavolpintesta.com. Naturalmente per tutti i radioascoltatori che non riusciranno a collegarsi, non amano i social, resteranno sintonizzati su Radio Giuseppe Marina perché seguiremo comunque quelli che sono i tuoi percorsi e sponsorizzeremo, perché no, tutte le serate che farai. No, questo lo facciamo con piacere perché quando un artista riesce a portare alto il nome della nostra regione fa sempre bene, assolutamente. Ti ringrazio, grazie mille, grazie a tutti. Comunque, Andrea, vuoi salutare qualcuno? Sì, saluto tutti i radioascoltatori di Radio Giuseppe Marina e vi aspetto presto con i nostri appuntamenti. Va bene, grazie Andrea, buona serata. Grazie.